DNA non lo ha inventato Virgilio, evidentemente. Se questo mito, anzi, quando Virgilio lo prende in mano, ha già alle sue spalle un millennio, da dove viene fuori questo mito di Enea? Beh, quando si rivolge questa domanda alle letterature antiche, la risposta 9 volte su 10 è sempre una: Omero. In effetti Enea è un personaggio già omerico, è un guerriero dell'Iliade, e non è forse un guerriero di primissimo piano, non è un Achille, non è un Ettore, però è un guerriero di tutto rispetto, che gode della considerazione e della stima dei suoi concittadini, appartiene ad un ramo cadetto della famiglia regnante a Troia, non è proprio il ramo principale, quello di Priamo e dei suoi figli, è una sorta di ramo collaterale, però sicuramente appartiene anche lui all'establishment, diciamo così, troiano. Si batte contro gli eroi greci più significativi e, insomma, è uno dei migliori attori non protagonisti, ecco, se volessimo usare questa immagine, dell'Iliade omerica. Certo però, se qualcuno avesse voluto, leggendo l'Iliade, scommettere sul futuro letterario di Enea, se qualcuno leggendo l'Iliade avesse voluto ipotizzare che un simile personaggio sarebbe stato destinato ad una presenza così forte, così significativa nell'immaginario delle epoche successive, beh, io credo che difficilmente avrebbe azzardato i propri denari in una scommessa di questo genere, perché in Omero non c'è nulla che lasci immaginare, che lasci presagire un simile destino letterario, naturalmente. Va bene? Niente, nessun elemento, tranne uno. Un elemento che è presente nell'Iliade e che si rivela decisivo ai fini dello sviluppo successivo del mito di Enea. Senza questo elemento il mito di Enea probabilmente non sarebbe mai nato. E l'elemento è questo: Enea è destinato a salvarsi dalla carneficina che porrà fine alla guerra di Troia, nella quale tanti eroi troveranno la morte. Enea invece è destinato a salvarsi. Adesso che il figlio di Crono ha preso in odio la stirpe di Priamo, il fortissimo Enea regnerà sui troiani e i figli dei suoi figli e quelli che verranno dopo. Enea si deve salvare perché Zeus ha deciso che al vertice della città di Troia ci debba essere una sorta di cambio della guardia. Via i Priamidi, i discendenti del re Priamo, e avanti i Dardanidi, gli appartenenti al ramo, vi dicevo, collaterale della famiglia troiana, alla quale appartiene appunto lo stesso Enea. Ecco, Zeus ha deciso che in questa nuova città destinata appunto a rinascere dalla propria distruzione governeranno Enea, i suoi figli e i figli dei suoi figli per molte generazioni. Se non che, questo è quello che dice Omero, se non che nei secoli successivi, come dicevamo, il mito di Enea è un mito che continua a modificarsi, che conosce una serie di trasformazioni. In particolare Enea si trasforma molto rapidamente, già nei poeti immediatamente successivi ad Omero, si trasforma in un eroe viaggiatore. In un eroe che non rimane a Troia, ma si mette in mare, e progressivamente ad ogni generazione, diciamo così, di poeti che raccontano la sua storia, il raggio di questo viaggio si espande sempre di più, finché poi a poco il viaggio di Enea comincia sempre più a spostarsi verso occidente, investe l'isola di Creta e poi la Sicilia e così via. Ad un certo momento questo mito viene intercettato dai poeti romani, i quali per la verità avevano già un loro autonomo, diciamo così, mito di fondazione che legava l'origine della città ai due gemelli Romolo e Remo, il mito ben noto a tutti quanti noi. Ma ad un certo momento il mito di Enea, questo superstite della guerra di Troia, e il mito di Romolo e Remo si intrecciano tra questi due miti originariamente indipendenti che viaggiavano su binari paralleli. Ad un certo momento si crea un legame, che Romolo e Remo sono sangue di Enea, perché sia pure attraverso una trafila di sovrani che si allunga progressivamente, in ogni caso il loro sangue in ultima istanza discende appunto da quello di Enea.